Capelli neon, trucco per il Dia de los Muertos, acconciature perfette per una festa e trecce insolite. Il nostro nuovo video parla di come realizzare fantasiosi look per le tue Barbie. Il nostro laboratorio di bellezza sta lavorando a nuovi esperimenti oggi. Occhi Blu vuole preparare una formula per tingere i capelli al neon. Vediamo! Prendi gli evidenziatori neon, mescola alcuni agenti ad effetto wow, uno spesso strato di formula per la crescita dei capelli e un altro agente chimico. Uff! Non male! Proviamolo! Non voglio usare i miei capelli! Avrò bisogno di un soggetto di prova! Perfetto! Barbie! Lava la testa della bambola in acqua mescolata a detergente. Tampona i capelli con un tovagliolo di carta. Spazzolali. Tagliali. E asciugali. Colora le ciocche con un pennarello neon. Usa lo stesso pennarello per truccare la bambola. Delinea i suoi occhi e le sue labbra. Colora una bambola dai capelli lunghi allo stesso modo. Applichiamo l'evidenziatore sperimentale sui capelli delle Barbie e proviamolo col nostro rilevatore neon. Sì, ha funzionato! Questo effetto neon ha davvero un effetto wow! State benissimo, bamboline! Spaccherete ad ogni festa di Barbieland! Farò altri esperimenti di bellezza! Ci stiamo preparando per una festa! Ah! Cosa ho appena pestato? Oh, una povera bambola calva! Sembra che la nostra ultima festa non sia finita così bene per lei! Ma so come rimetterla in forma! Avrò solo bisogno di ghirlande natalizie. Incolla la ghirlanda su una vecchia bambola pelata. Taglia la parte extra. Applica la supercolla sulla testa. E incolla la ghirlanda sul retro della testa. Inizia dal basso. Decora il viso con piccoli strass. Questa bambola ora sta decisamente meglio di prima. È così brillante. Ora può illuminarsi con noi. Questa Barbie è la regina della festa. Il salone di bellezza è noioso se non ci sono clienti. Forse dovremmo riordinare. Potremmo sistemare questa scatola. E anche questa scatola di Jessica. Cosa c'è qui? Vecchie bambole. Da quanto tempo sono qui? A questa manca chiaramente qualcosa. Diamo una nuova vita a queste vecchie bambole! Possiamo aprire uno speciale mini salone solo per loro! Copri il sedile di una sedia per bambole con del morbido tessuto rosa. Rimonta la sedia. Taglia una bacchetta in modo che si adatti allo spazio tra le gambe posteriori della sedia. E incollala. Taglia il connettore di una cartelletta di plastica. Utilizza un taglierino riscaldato per tagliare un'apertura. Mettici dentro mezza palla di plastica. Attacca il pezzo allo schienale della sedia. La sedia per asciugare i capelli è pronta! Perfetto! Ora queste tristi Barbie possono ottenere delle acconciature fantastiche! Jessica vuole fare la permanente alla sua bambola. Buona idea, ma come ha intenzione di farla? Esistono anche bigodini così piccoli. Ah, li farò con la tua cannuccia! Taglia le parti flessibili dalle cannucce. Realizza minuscole mollettine di metallo con una pinza.
avvolge i capelli della bambola attorno ai bigodini. Fissali con le forcine. La cliente giocattolo è seduta su una sedia comoda, mentre la hairstylist delle bambole avvolge i suoi capelli intorno a piccoli bigodini. Usa persino delle forcine per proteggere il look. Wow! Sei così intelligente! Rosy, è il tuo turno! Dai a questa normale Barbie un look originale! Sei capace? Certo! Farò a questa bambola un trucco spettrale! Copri il viso della bambola con un sottile strato di pittura acrilica bianca. Delinea gli occhi con la pittura acrilica nera e anche la punta del naso. Attacca le perline da manicure intorno agli occhi. Copri le labbra con della pittura rosa pallido. Fai un disegno sulle labbra usando un tratto pen nero. Delinea i bordi delle perline. Disegna il simbolo di picche rosso sulla fronte. Delinealo col nero. Sciogli i capelli. Rosy inizia a lavorare come truccatrice per Barbie. Delineiamo gli occhi e le labbra. Il suo trucco da teschio la renderà la più bella del ballo delle bambole. Ma manca qualcosa di speciale. Nel frattempo Jessica sta decorando il salone. Oh, dei fiori! Perfetto! Ho un'idea. Colora una corona per Barbie con smalto nero. Incolla a caldo i fiori finti sulla parte superiore. Copri l'intera corona. Una corona di fiori è esattamente ciò che mancava a questo look del Dia de los Muertos. La mia Barbie è fantastica. Non è più vecchia e triste come prima. Un eccellente lavoro del nostro team di stylist delle bambole. Wow, queste idee per i cerchietti sono così belle. Devo crearne uno simile. Tutto questo sarà utile. Mi libererò delle cose superflue. Mettiamoci all'opera. Taglia alcuni stuzzicadenti. Crea pezzi di diverse lunghezze. Incolla a caldo gli stuzzicadenti all'anello di plastica di una bottiglia. Coprili con glitter a forma di stella. Copri la corona con vernice spray dorata. Ups, penso di aver sbagliato le proporzioni. Il mio nuovo cerchietto è minuscolo. Sarebbe perfetto per un topo. Cosa dovrei farci? Forse posso trovare un modo per usarlo. Oh, che bella scoperta! Ma non è quella giusta. Ecco una Barbie a cui mettere la corona. Ti sta sicuramente meglio che a me. La fotograferò e la caricherò sul mio blog di moda. Oh, la casa è sempre così disordinata dopo che i bambini hanno fatto una festa. La pulizia richiede più tempo della festa stessa. Ho bisogno di rilassarmi. Vediamo cosa c'è di nuovo su YouTube. Oh, il mio argomento preferito, life hack per capelli. Ma i miei capelli sono un po' troppo corti per le trecce. Ma i capelli di Barbie forse sono abbastanza lunghi. Proviamo! Spazzola i capelli della bambola. Dividi una sezione sottile. Intrecciala. Intreccia piccoli anellini di metallo nei capelli. Usa un uncinetto. Fai alcune trecce su entrambi i lati della testa. La mia Barbie è così alla moda. Che capelli fantastici! Ma anche la seconda bambola sta per avere uno stile cool. Ho un'altra idea. Inizia a intrecciare i capelli di Barbie dalla fronte. Raccogli le ciocche partendo dalle tempie in una treccia francese. Lega la treccia con un sottile elastico per capelli e arrotolala in uno chignon. Fissa lo chignon con delle graziose forcine. Metti un piccolo bottone sul filo di ferro. Piegalo per fare una forcina con una pinza. Inserisci la seconda estremità nel bottone. Taglialo in modo che abbia la forma di una forcina. Queste graziose forcine terranno al sicuro i nostri chignon. E l'acconciatura di Barbie è davvero ordinata. Nessun altro ha dei capelli come questi.
Ottimo lavoro! Ma dobbiamo ancora pulire. Occhi Blu è venuta a sistemare i capelli, ma la parrucchiera non c'è. Dovrà aspettare. Che noia! Forse può farsi crescere dei capelli per abbinarli ai suoi occhi? O ancora meglio, dare a questa povera bambola solitaria una nuova acconciatura. Preparati per la tua nuova vita! Sistemiamo i capelli di una bambola economica nei luoghi in cui ha perso i capelli. Incolla l'extension rosa alle parti in cui i capelli sono più radi. Aggiungine altre per dare volume. Taglia l'extension. Rimuovi il trucco degli occhi e delle labbra con alcol. Aggiungi l'ombretto con un pennarello argento. Accentua la palpebra inferiore con un tratto pen rosso. Aggiungi le ciglia con una penna nera. Colora le labbra con un pennarello rosso. Evidenzia le sue sopracciglia usando una matita. Eccoci, va molto meglio! Ora questa bambola è proprio elegante. I suoi capelli sono così folti. Questo è un intenso aggiornamento dei giocattoli per renderli alla moda. Ups, devo andare. Immagino che oggi questa bambola abbia avuto più fortuna di me con i capelli. Ti sono piaciute le nostre idee per le acconciature delle bambole? Allora scrivi qui sotto quale acconciatura proverai per la tua Barbie. Capelli fatti di decorazioni? Un nuovo trucco? O divertenti ciocche neon? E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella, in modo da non perdere le nuove idee per la tua Barbie di Troom Troom!